Un saluto a tutti voi da iPhone Assist, buongiorno, buonasera, buonanotte, quello che volete. Dipende da che ora vedete il filmato, no? Giusto? Stefano, ogni volta mi metti sto flussante tuo che non mi serve, È uno ciao. spettacolo Fa perché... schifo quel No. flussante, voglio il mio. Ok, andiamo a staccare il chip della baseband. Questo video è dedicato a quelli che vogliono cimentarsi nel togliere, ha sbagliato pure chip, era questo. Il chip della baseband, che è questo che adesso sto flusseggiando, cioè ci sto mettendo il flussante, a poche parole. Poi io sto guardando attraverso la telecamera, che non è affatto semplice, vi sfido a farlo pure voi, perché poi ci sono quelli che ci commentano, è facile commentare, venite a farlo, giusto Stefano? Certo. Allora, prima di tutto bisogna avere un chip da cannabis. Io li ho ordinati in America, stanno arrivando quelli acquistati, quindi si possono anche acquistare. Questo qui lo acquisto da questo cliente, di cui abbiamo comprato la scheda appunto per questo motivo, no? Quanto l'abbiamo dato? 2-3 milioni di euro mi sembra, Stefano. Allora, andiamo a staccare il chip. Aria calda e pazienza. È quasi venuto, lo vedo che si muove. No, sta ancora là. Sembrava che si muovesse. Ok, riproviamo. Alessia, mi raccomando, non parlare troppo, eh? Se No, no. no ti si sente online. Tranquillo, Tranquillo? No. tranquillo. Ero tranquillo pure prima, però vabbè. Sì. A posto, allora. Ma quanti gradi sta che non si stacca? 400, ma quanti ne devo mettere? 7000? Si stacchi ragazzo! Non è facile staccare il chip, eh? Come vedete. E non è nemmeno facile poi saldarlo. Stefano, vuoi provare tu a saldare il chip? Ok, allora va bene. Ha detto certo, però qual è il problema? Su, staccati. Questo è affezionato a questa scheda, non si vuole staccare. Ma forse fa troppo freddo? Proviamo dall'altro lato, eh. Da un lato non viene, vediamo da questo. Sì, sto a 400 e al massimo della potenza. E più di quello non va. Oh, si è tolto, eccolo. Lo vedete? Ve l'appoggio qua, eh. È piccolissimo. È appena nato. Si fa per dire. Oh, te vuoi fermare? Grazie. Allora, posiamo questa pistola che se no mi scotto. Il chip è cascato qua, ma lo riprendiamo. Non so se lo vedete, è questo quadratino. Mi ho ordinato un bel po' dall'America, arriveranno prima o poi. Alessia, mi è arrivato un avviso che stai pagando a nome mio? Non ancora. Mi è arrivato già? È preventivo È un l'avviso. preavviso. Allora, Non ho il ancora chip pagato. l'abbiamo. Allora vediamo, forse è un ammiratore. Benefattore. Un benefattore. Vediamo un po' che cosa era. Ah no, mi hanno spedito delle parti che ho comprato di ricambio, nello specifico i vetri dell'S3. Stiamo mettendo in pratica. Ma dove è andato a finire il chip? No, si è nascosto qua dentro. Giochiamo a nascondino, Stefano. Vabbè, il chip l'abbiamo staccato. Adesso passiamo a metterlo su quell'altro telefono. Allora, questa è la scheda ricevente, quella era quella dove invece si prendeva, no? Allora, abbiamo preso il chip, sta in buona... Grazie. sta messo bene. Senti, che passi dopo? Sì, passiamo anche dopo, sì. Allora, andiamo a preparare le piste. Come si preparano le piste? Ci vuole questo. Lo vedete? Sì, Dobbiamo controllarlo, non ho un buon capito. saldatore.
no? Ah, il pulsante di accensione. Le piste stanno qua. Con sì. Quello home. Del 4? Allora. Del 4S? Adesso le prepariamo. Aspetta, La riparazione a prezzo fisso viene 70 euro. Quella che sentite, Alessia, non vi preoccupate. Ok. Senti, che mi hai detto? A che ora passi? Vediamo se le piste sono preparate bene. Va bene. Mi ci vuole la lentina, se permettete. Ciao. Allora, vediamo con la lentina se le piste le ho preparate bene. Ci allentiniamo. Sono 6 punti. Piccoli. Vediamo se riusciamo a inquadrare per bene. Avviciniamoci. Che c'è, Ste? Che stai facendo di bello, Stefano? Sento che stai usando l'aria calda. Ah, perché fa freddo, usi l'aria calda, dillo. Mi scaldo. Ok. È un nuovo sistema, no? Allora, sì, i punti sono stati fatti bene, anche se questa lentina non è che me li inquadri perfetti. Buon appetito, Alessia. Che ti mangi di bello? Cornetto che mi avete comprato. Un cornetto? Sì. Allora, eccole là, vedete le piste? Ve le indico, sono queste qua giù. Salutiamo il signor Guido, che è il proprietario di questo iPhone 4S, a cui salderemo il chip della base band o base band. Adesso le diamo prima una pulita con l'alcol isopropilico, poi metteremo il nuovo flussante e andremo a fare la saldatura di precisione, che vi farò vedere in modo integrale. Vi ricordo che è molto difficile, che se ci provate a vostro rischio e pericolo, non venite a dire poi che è colpa nostra, eccetera eccetera, ok? Allora, prepariamo la parte. Prendiamo un cotton fioc, alcol isopropilico, e gli diamo una bella lavatina. Alcol isopropilico l'ho preso. Le facciamo le flessioni qua la mattina, anche la sera. Stefano, non mi devi scaldare, sono già caldo. Allora, andiamo a dare una pulita. Stiamo togliendo tutto. Ne vedete le sei piste come sono venute bene, belle precise? Devono essere così, belle vergini e visibili. Ok, e adesso ci mettiamo il flussante e andiamo. Vuoi saldarlo tu, Stefano? No. Guarda che non è facile saldare questo. Tu fai solo le cose facili, bravo. Sì. Ci faccio anch'io, no tu no. Dai video non sai dire. Beh, però sai. Allora, flussante, quello mio, non quello di Stefano. Quello mio è un po' più denso. Oh, c'è anche Michael Jackson. Michael Jackson, vero? Sì. Ho indovinato? Sì. Ok, avete visto che ce l'ho messo bello abbondante, no? Adesso bisogna posizionare il chip. Va posizionato nel modo giusto e nel verso giusto. Intanto andiamo a prendere, perché l'ho messo un po' qua sopra. Allora, venghi qua lei. Ehi tu, vieni da me. Bravo. Sta arrivando, eh? Non so se lo vedete, è questo qui. Allora, devo vedere se la scritta sta nel verso giusto. C'è una E e una P. Allora, conviene che inquadriamo bene, perché questa cosa va fatta nel migliore dei modi. Ho posizionato il chip, come vedete deve stare in questo modo. Se non so se riuscite a vedere la P e la E, devono stare a rovescio, quindi con la direzione guardandola verso di noi, la P è capovolta e anche la E. Dovete fare attenzione a metterlo così preciso sulle sei piste, dopodiché si procede con la saldatura. Ve lo farò vedere, non è facile, ripeto, se vi cimentate lo fate a vostro rischio e pericolo. Come si fa? Si fa con l'aria calda, ci si mette lontanissimi con l'aria calda al minimo, dopodiché, però comunque 400 gradi, dopodiché piano piano ci si avvicina, guardando che il chip non si muove. Se non si muove continuate a saldare, se si muove lo dovete rimettere a posto. È un po' una scocciatura, ma si fa così. Allora, adesso vi faccio vedere come si fa la saldatura.
Allora, ci prepariamo per questa saldatura di precisione del chip della baseband dell'iPhone 4S. Dunque, sta qui, ve lo indico, questo qui. Adesso scendiamo dal minimo. Il bip significa che stiamo scendendo. Il minimo di questo macchinario è a 20, ne abbiamo un altro che arriva ancora a meno. Questo purtroppo arriva a 20 come flusso d'aria calda. 400 gradi, partiamo da lontanissimo e poi piano piano ci avvicineremo. Voi riuscirete a vedere forse appena appena che quel chip si comincia a scaldare. Poi vedete la mia punta che si avvicina quando è ora, chiaramente. Intanto sto già lavorando. Sono circa a 30 centimetri. Abbiamo il sottofondo di Kate Bush. No, chi è che sta muovendo? Sei tu, signorina, no, Alessia? No, io, siamo io e te, io no. Caspita, tu no, eh? Ho sentito un botto. Allora, mi avvicino, eh? Vedete, il chip sta buono. Non si è mosso. Sta luce mi sta rompendo. L'ho tirata un po' indietro. Ok, stiamo cominciando finalmente a saldare. Adesso sono circa a 15 centimetri. Continuo ad avvicinarmi. Tenendo d'occhio che il chip non si muova. Forse adesso comincerete a vedere la punta del mio saldatore. Il chip non si è mosso. E allora mi avvicino ancora. Sempre più vicini. È rimasto fermo. Non sempre è così. Dice, quando è che è saldato? Quando è scomparso tutto il flussante, come adesso. E quando fa una piccola fumatina. Avvicina ancora di più. Credo che sia saldata. 3, 2, 1, go. A posto. Abbiamo saldato il chip della baseband dell'iPhone 4S. Cosa si fa per vedere se la saldatura è andata a buon fine? Si tocca e si vede se si muove. Aspettiamo un attimo che raffreddi. Giusto, Stefano? Se si muove? Ricominci. Accidenti, no, non voglio ricominciare. Tipo il gioco del logo. Vediamo un po' se si muove. Ah, non si muove. La voglio vedere con la lentina, se è venuta bene. Scusate un attimo che... Dovrebbe... ogni volta il... come si dice? Condizionale è d'obbligo, no? The conditional... Ma speriamo di sì, perché mi sembra venuta un po' avanti. Nonostante che ho guardato, mi sembrava che non si è mossa. Dovrebbe essere ok. Allora, adesso in questa scheda c'erano due guai. Oltre al chip della baseband, manca anche la blue coil che va in questo punto. Ve lo faccio vedere meglio. Avviciniamoci. Allora, vediamo un po' se riusciamo a inquadrare. Ecco qui. La blue coil va in questo punto qua. E qui manca completamente. Adesso cercheremo di metterla. La bobina, penso che sapete che nell'iPhone 4 sta in un altro posto. Nell'iPhone 4S si trova più o meno in questo punto. Ed è sempre lo stesso il motivo per cui c'è la blue coil, no? Per prendere il segnale della rete UMTS o GSM. La andiamo a piazzare lì. Adesso mettiamo anche la bobina di questo telefono. La bobina va in questo punto dove ho messo il flussante. Ve lo faccio vedere, l'ho messa qui su questi due punti. Ho messo il flussante, adesso preparo le due tracce. Dopodiché salta la bobina,
e i problemi di questo telefono dovrebbero essere risolti finalmente. Diamo una preparata alle due piste. Ok, siamo pronti per la saldatura della bobina, sempre aria calda al minimo, partiamo sempre da lontanissimo. La bobina è questa blu al centro, ma adesso vedrete che ci arrivo sopra con la saldatrice d'aria calda. Si parte da molto lontano. Si tiene sotto controllo se si muove. Siamo circa a 40 cm. Continuiamo a scendere. Molto piano, sennò altrimenti la bobina si muove. 20 cm. Dovremmo stare circa 10 cm. Adesso siamo vicinissimi. Vediamo se ha saldato bene. Sì, diamo ancora una saldata ulteriore per far prendere bene le due piste. Ok, e così abbiamo saldato anche la bobina blu, segnale della rete UMTS. Do un'occhiata con la lentina, se permettete. Sì, sta al suo posto, guardate pure voi. Adesso vi faccio vedere attraverso la lente, eccola qui. Scendiamo, eccola lì, vediamo se riusciamo a metterla a fuoco. La vedete, no? L'abbiamo saldata lì sulle due piste. A questo punto dovrebbe essere risolto tutto il problema, sia del segnale e soprattutto quello della baseband, che è quella che abbiamo saldato prima in quest'altro punto. Vi farò vedere a telefono montato se è tutto risolto. Poi il cliente ci ha mandato solo la scheda, useremo una scocca di laboratorio per fare il test. Ed eccoci alla parte finale. Questa volta non vi faccio vedere il telefono, vi faccio vedere che il telefono è stato ripristinato alla versione, come potete vedere qua, 7.04. Il telefono abbiamo saldato sia la baseband che il blue coil, ovvero la bobina del segnale UMTS, e l'iPhone di Guido. Copro giustamente il suo seriale, eccolo qui, signor Guido. Un iPhone 4S da 32 GB che è stato ripristinato per forza perché era in modalità di recupero, non potevo fare altrimenti. Funziona, abbiamo messo la scheda, vedete, la riconosce la scheda, c'è il segnale, c'è tutto, quindi rimanderemo indietro al signor Guido che ci ha chiesto questo lavoro doppio, quindi baseband e blue coil. Penso perché era stata smontata in modo non appropriato la batteria ed è successo questo danno. Abbiamo riparato, quindi chiederemo il pagamento del corrispettivo e rimanderemo indietro la scheda. Il signor Guido ci ha mandato solo la scheda madre, a noi basta solo quello per poter eseguire la riparazione e poi poterla testare se va bene. Vedete?
sta in carica, beh, ma questa è la nostra batteria e anche tutto lo chassis è tutto nostro, però la scheda ha sia il seriale che l'email. L'importante è questo, per cui è completamente funzionante. La rimanderemo indietro. Questo video, più che altro l'abbiamo fatto perché alcuni curiosi volevano vedere come si salda la baseband, l'ho fatto vedere ad aria calda. Poi abbiamo aggiunto anche il blue coil, sempre dell'iPhone 4S, saldato ad aria calda, e abbiamo ottenuto pieno successo a quanto pare. Grazie a tutti voi, da iPhone Assist.